Game over anche stavolta. Il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento della S Lucchese Libertas 1905. Due fallimenti in 4 anni, se non è un record, poco ci manca. Non c'è molto da festeggiare questa sera. Il collegio giudicante non ha nemmeno dovuto attendere i documenti da Firenze, documenti che avrebbero smontato la tesi del liquidatore Covilli Fagioli, cioè che in Lega la Libertas avesse un credito da riscuotere intorno ai 600.000 euro. Niente di tutto questo, si tratterebbe in realtà di poco meno di 200.000 euro e oltretutto un credito non più erogabile in quanto la squadra di calcio non è stata iscritta al campionato di Lega Pro. Tutte balle, insomma, che i nuovi proprietari, la Nice SRL, sapevano perfettamente sin dal primo giorno, eppure per mesi hanno continuato a ripetere che era tutto a posto, che non vi erano i presupposti per un fallimento, perché i 700-800 mila euro di debito, il resto sono le fideiussioni dei terreni di San Donato, sarebbero stati ripianati con il versamento di soldi liquido, di denaro liquido e i crediti appunto in Lega. Peccato che di versamenti non se ne sia vista l'ombra per tutti questi mesi e che quel credito non sarebbe mai stato riscosso. E chi si è permesso in questi mesi di sottolineare la verità si è beccato una querela per diffamazione. Complimenti davvero a chi usa ancora questi metodi. L'epilogo di questa storia è l'ennesima conferma che il calcio è malato. Attorno al pallone si muovono personaggi senza scrupoli. Anche la cessione dell'80% delle quote della Libertas avvenuta nell'estate scorsa, sia chiaro, Giuliano Giuliani e la Cipriano, pur avendo delle responsabilità, altre responsabilità, non hanno niente a che vedere con questa cessione, è stata un'autentica pagliacciata. Nelle casse della società non è arrivato un euro, a dimostrazione che la vendita probabilmente era fittizia. Su questo la magistratura è chiamata a fare piena luce. Dovranno emergere eventuali responsabilità da parte del socio di maggioranza e della società che ha sottoscritto quell'atto di vendita, probabilmente, ripeto, fasullo. Ebbene, da oggi è al lavoro un nuovo liquidatore fallimentare al quale facciamo naturalmente il nostro in bocca al lupo, perché il lavoro da fare di qui ai prossimi mesi è sicuramente complicato. C'è la questione del marchio, molto attesa fra i tifosi. E allora ricordo che nel 2009 quel marchio fu pagato circa 50.000 euro, oggi per ovvi motivi vale molto meno. Ma soprattutto, e concludo, vorrei lanciare un'idea dal nostro telegiornale. Perché non far acquistare il marchio al comune di Lucca? Sarebbe forse l'unico modo per salvaguardare un patrimonio storico della città ed evitare che domani altre vicissitudini che dovessero colpire il club ricadano ancora una volta su quel marchio bistrattato, Lucchese Libertas 1905. Riflettete, gente. Linea a te, Silvia.